Allora, benvenuti in questa nuova escursione. Sono quattro... Attenzione, attenzione! Sono quattro mesi... Ma allora, Dio! Benvenuti in questa nuova escursione. Sono quattro mesi che non pubblico qualche cosa, o meglio, che non vado in escursione. È un giorno speciale questo, perché dopo due anni dall'apertura del canale abbiamo di nuovo con noi il Baffo e Iacco. Bentornati. Abbiamo anche una new entry, che è una new entry per il canale, ma non è una new entry nella mia vita, perché Matteo, questo baldo giovane... Buongiorno. Io e lui, molto piacere. Io e lui ci accompagniamo dalla prima elementare. Più o meno. Più o meno. Dalla prima elementare. Lo sopporto da tempo in memoria. Esatto. Siamo a culmine di San Pietro e la direzione è verso il Monte Due Mani. Non fatemi per favore già mettere delle censure che ho dovuto censurare il mondo nella scorsa. Una volta era troppi beep. Era un beep continuo. Esatto, quindi cerchiamo di... Questa volta non dovrei raggiungere i battiti di un colibrì. Non dovrebbe. Non dovrebbe. Più allenato. È un po' più allenato, ha perso 170 kg. 170 kg prima. Circa. Adesso vediamo. Siamo nelle Lecchese, però nelle prealpi bergamasche. Adesso vediamo di trovare il punto di partenza. Esatto, Lecco Milano, Milano Lecco. Milecolano. Abbiamo parcheggiato qui vicino al ristorante Bar Passo Culmine San Pietro. Il sentiero da prendere è questo qui, come ci suggerisce il nostro cartello. Dobbiamo andare a Monte Due Mani. 2 ore e 45 di cammino, Baffo. Che ci siete voi? Che senso? Media mezza, due in più. Sì, sì, saranno almeno 4 e mezza, esatto, con te. Ci muoviamo, per favore. Andiamo? Prego. Vieni, belletta. Vieni a godere. Vieni a godere. Normale. Avete anche si percepisce un altro livello di atletismo. Esatto. Oh, ci sono due puzzelle là davanti. Vai, Baffo. Portagli la mano. L'unica cosa che potrei fare è fare un colpo di defibrillatore. Colpo di reni. Oggi abbattiti a 180. quindi cancello quello che ho detto all'inizio. Morirò. Guarda, questo invece è il mio segnatempo sportivo. Questo sì? Qui è radio controllato, quindi ogni notte si collega all'orologio atomico di Varsavia, non so dove tedesco, a sgommare. Sì, ho una cacca quasi, ho un filino di... E cosa c'entra il petto nudo col fatto che devi cagare? Perché mi arriva la maglia, magari ritarda qualche minuto. Il Baffo deve fare un filino di un cordone di merda. Esatto. Allora, non so se potete notare una cosa da questa escursione, ovvero che siamo in quattro ma ci sono tre zaini. Il Baffo ha deciso di togliere la zavorra dopo la precedente esperienza escursionistica. Esatto, per provare a passare dei 20-25 battiti al minuto. In realtà mi sono portato dei soldi, ma effettivamente non ti fai un cazzo. No, tu diceva... Se non porto dell'acqua, esatto, ho più probabilità di sopravvivere, esatto, vero? Esatto. Certo, certo. Cos'è che hai detto? Che... Oggi hai crampi. C'hai crampi una dopo salita una... di 22 centimetri, oggi hai crampi. Sì, perché dovete sapere che loro ieri hanno fatto così una passeggiata di quanti? 21 km e 100 metri. Io ho fatto mezza maratona, esatto, in 1:51. All'interno del parco di Monza. Ok. E quindi adesso in realtà non stiamo camminando con le nostre gambe, è l'acido lattico che ci sorregge in piedi oggi. È una mucca. Hai visto? A parte che è un cavallo, beh, cazzo, no, vedi? Ok. E poi c'è un mucco cavallo. Un mucco cavallo. Ma guarda, un altro cavallo qui. Carino però così. Perfetto. Adesso siamo in bolla. Quelle lì hanno la corrente, vero? No. Il sentiero per adesso risulta essere tranquillo, sobrio. Solo il Baffo sta avendo dei problemi. Ma vabbè, era già preventivato in ogni caso. Guardate, guardate, ha già degli scompensi. Mucche! Siamo partiti a un orario improponibile, perché Matteo doveva fare il vaccino. Ha iniziato a farlo tipo alle 10:40. E noi siamo arrivati alle 11:30, tipo a iniziare. No, anche 11:40 a iniziare il percorso. Tra una cosa e l'altra, anche 11:45. Ho detto acceleriamo un po' il passo. E io sono messo così. Mi raccomando, vaccinatevi, eh. Vaccinatevi tutti. Come. Comunque questa zona è veramente bellina. Cioè, sono delle case qua fuori dai maroni. Fuori dai maroni. Cascina, Laura, guarda, te la dedico questa, Laura. È già casa tua, compriamo questa casa qua. La tua fidanzata si chiama Laura? Solo nei giorni dispari. Interessante, il giorno di pane? Mario. Oh, mi mancavano queste zone. Oltretutto l'ultima escursione che ho fatto era a febbraio, in inverno, quindi ritornare a vedere gli alberi verdi, che poesia. Il Baffo che arranca, guardate, è già in pausa. Sul piano. Più esperti stanno sempre in coda al gruppo. Sempre loro sul piano, ragazzi. Quelli che davanti muoiono. Hai ragione. Come i lupi, perché tengono d'occhio il branco.
per guardare i sederi. Cioè, sì, il mio, beh. Ecco, mi vuole morire su un traliccio. C'è il baffo che continua a ripetere qualcosa tipo i falafel, il burro e la pancetta. Non capisco perché sta pensando al cibo in questo istante. Tranquillo, ho recuperato. Vai baffo, fai da capocordata. Va bene. Siamo arrivati a meno di 20 minuti. Alla morte però. Siamo arrivati al primo bivio. Adesso vediamo un attimo cosa dicono i cartelli, anche se mi sa che dobbiamo andare dritti per forza, perché là c'è proprietà privata, quindi per forza di cosa vi perdi qua. Maggio, da dove veniamo? Fulmine San Pietro. Ah, Maggio tra l'altro era il punto di partenza dove volevo partire io nell'altro sentiero. Monte Due Mani, cazzo, ma cosa abbiamo già fatto? Un'ora di percorso, dava 2 ore e 45. È merito del baffo capocordata. Esatto. E adesso però deve farsi una bella cagata il baffo. Adesso il primo posto utile è l'uso di mare, perché c'è regalo. Il baffo che deve espellere debolezza. Cazzo, sono faccio la mascherina a 3000 metri che siamo a 3000 metri siamo a 1300. Dai, è un eufemismo, dai, adesso per colorire un pochino l'escursione. Esatto. Qua guarda, va, c'è uno spiazzo, c'è un'area di sosta. Di cosa stai parlando? Ma sempre cose noiose parlate. Stiamo parlando delle botti. Le botti in cui si invecchia. Sì. Vuoi invecchiare dentro una botte? No, perché no? Si invecchia il tavernello. Ah, buono il tavernello. Mm. Baffo, vuoi trovare un posto dove cagare così almeno ti filmo? Qua, c'è un'altra area di sosta qua, bel. Spiega ai gentili telespettatori l'effetto turca, baffo. Cosa consiste? Spiega l'effetto turca. L'effetto turca? Secondo la tua idea. Ma è quello che il petto fa lo schizzo e ti pulisce il culo? Esatto. No, no, ieri io ho dovuto fare la cacca nell'autodromo di Monza mentre correvo, perché arrivata, sì. Ok. Io lo metterei poi su YouTube. Io sono arrivato a una deduzione che non c'è più bisogno dei water. Le turche sono il futuro, lo sono sempre stato, perché... Sì. Non devi neanche fare un passaggio di carta igienica, perché ho tenuto d'occhio mentre correvo, perché io faccio 2 test, però sì. Questo non lo dite. Allora io infilo la mano dentro e quello lì è il test finale. Ecco. Non l'ho fatto ieri ovviamente. Perché... Sì, infila la mano dentro per vedere se te la smerdi. Esatto. Fino adesso il 99... Ma questo test non poteva venire fatto con una carta igienica, no? Fino adesso il 99,9% delle volte il test è uscito positivo, cioè sempre la mano... Non te la sei mai smerdata? Sempre smerdata! Ma ormai smerdata, no? Che schifo, baffo! Anche ieri stessa cosa, non te ne fai niente del water, perché a meno che non si è sciolta. Se è sciolta è un problema. Sciolta, esatto. Se è sciolta l'effetto turca non vuole più. Sì, ma che schifo però. Comunque non hai detto una cosa sbagliata. La turca in realtà è migliore del water perché costringe la persona a mettersi nella posizione corretta per cagare, ovvero con le gambe e le ginocchia più vicine al petto. In quindi quando ti abbassi è più aperto al petto ed esce meglio perché è più spanato, esatto. Ma sempre mettere la cosa che ti... però. La cosa? C'è la postilla, cioè? Che la tua cacca sia di una consistenza adatta. Guarda che quando... No, certo. Perché se la tua cacca è semiliquida o comunque anche la cacca stessa è sia a forma di petto ma comunque tenera. Sì, o le forme, sì. Perché in realtà quando stai seduto sul water tu stai occludendo l'ano. Sì, esatto, perché siamo su come su una sedia. Ti dicono infatti di rialzare i piedi perché... Sì, di appoggiare tipo i piedi sulla ciambella. Dove cagare con un Sì, però la cosa che ti pulisci la mano col culo per testare, questa non la... Cioè, il culo con la mano non l'ho mai... Rimarrà in privato, credo. Molto privato, sì, circa a 6, 7, 8 mila persone. Va bene, buona giornata. Altro bivietto, dobbiamo sempre prendere per Monte Due Mani, quindi attraversiamo questa sbarra. Aspetta che sto un po' dietro così vi riprendo almeno, se no... Datevi un tono. Bello quello zaino Iappo. Sembra quasi che sia grande il giusto per contenere le cose anche del baffo. Sì. Più... Bello il tuo zaino baffo. Sembra quasi piccolo il giusto da... Io in realtà sono quello che salverà il gruppo. Sì. Perché quando loro saranno stanchi sono io che... Sì, sono... Sono sicuro che andrà esattamente... Questo è lo zaino di Sventura. È presente Sventura 2 quando portano... Sì, missione Africa. Sì. Che sai com'è il detto, baffo? Quella, no, non era esattamente questo, era il giudizio degli altri è importante solo quando non conosci abbastanza te stesso. È come con che le sempre parlato in meta arricciare. Sì, penso che la stessa persona abbia detto anche questo. Forcella? No, aspetta, forcella mi ricorda... No, non è, andiamo via per di qua, aspetta, no, di qua, super di qua ragazzi.
si vola. Okay. Quando ho incontrato quel rudere, ho fatto una bella curva U e si sale per di qua. La pendenza del 80%, nemmeno Spider-Man riuscirebbe a di qua. Non sto scherzando, Come va la pendenza, Baffo? Non ho capito cosa hai detto, Baffo, ma ho sentito solo una bestemmia. Breve break, por favor. Come un breve break? Beh, ma scusa, ma hai 20 kg in meno, dove sono? Ma non sta più avvenendo lo scambio negli alveoli. Lo scambio equivalente. Inquadra là quei due là. Cioè, sembra una cagata, ma da là a qui. C'è la pendenza. Ma di 20 metri di dislivello circa. Solo? Sì, laggiù eravamo a 1320, qua siamo a 1355. E dobbiamo arrivare a? 3400. Ha detto 3600. 1650 circa. Dai. Ok, possiamo ripartire, stavo scherzando. Vai, sobrio. Abbiamo sbagliato, bisogna tornare indietro, Baffo. No. Il tuo drone riesce a lanciare giù quattro corde? Sì, certo, con te due mani. Bere un goccio d'acqua prima di partire. Certo, certo, ristorati pure. Con te due mani, un'ora e mezza. Un'ora e mezza, cioè, esatto. La prima ora in tre passi è volata. Questa stiamo camminando da due giorni, ma ci dà 10 minuti in meno. Comunque sì, effettivamente è pendentino. Abbiamo scollinato. Da te dimmi, secondo te come fanno a ristrutturare quello lì? Per forza. Allora, dopo la salita e dopo questa splendida vista, abbiamo deciso di non prendere questo sentiero a destra, ma proseguire a sinistra. Adesso consultiamo anche quel passante. Sì? A giri di qua, anzi vai un po' di là, giri di là e poi sali. Perfetto, grazie mille, buona giornata a lei. Quello è Summit? Sì. Dove c'è la croce? Sì. Non so un'ora e mezza arrivare lì. Dipende dal buff? Sì, sì, aspetta pure qui. La stabilità di Matteo è molto precaria. Dai, Baffo, ti sempre all'ultimo. Scendiamo per un po'. Noi dobbiamo arrivare lassù. Piccolo tratto boschivo. Matteo ha delegato il suo zaino al Baffo perché aveva visto che non era abbastanza stanco. Allora ha detto, aspetta che diamo lo zaino al Baffo a quel suino di merda. Guardate lì, ha perso 20 kg ma resta comunque un suino. Guarda lì! Sì, 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 adesso fa così perché è ripreso. Ma appena passa la camera vomita tutta la Pasqua dell'87. Quindi è proprio c'è la croce, contramato, no? Non è che si è sbagliato, era un inesperto. No, no, ti confermo che è proprio là dove c'è la croce. Ah, ok. Com'è il numero del ciclopino? Ma non ne avremo bisogno, Baffo. Ah, ok. Ce lo dici tu? No, semplicemente perché ti lascio qua, non è che... Grazie. Adesso noi attraversiamo, passiamo dall'altra parte e poi c'è una piccola salitina per altri 200 metri di dislivello. Questo qua era segnato sentiero facile, 500 metri di dislivello, puliti. Un po' di fatichina, ma niente, è già passate. Il Baffo sta iniziando ad avere dei deliri da mal di montagna. In meno di 2 minuti e mezzo finirà il potassio e il magnesio e via di scompresso cardiaco. Forza ragazzi. Dov'è la croce? Il profilo spari. Non farla pussi, Baffo! L'aderenza delle mie Nike Running, ragazzi, cioè a Nike, se vuoi pubblicizzarmi, sto scarpinando con le Nike Running numero 14. Sono certo che dopo Michael Jordan e Cristiano Ronaldo sceglieranno proprio Fabio Farinelli. Hanno detto, cazzo, sta facendo veramente dal culmine San Pietro fino al Monte Due Mani con le Nike Running, sponsorship. Allora là il bivacco Locatelli, il luogo dove dobbiamo arrivare. Un altro pezzettino di boschetto, sempre gradito, si persevera. Siamo ridiscesi di nuovo di 100 metri di dislivello, quindi tutta quella salita faticosa che abbiamo fatto prima è stata completamente vana. Te lo dico, Baffo, così per a titolo informativo. Sì, sì, eravamo a 1450, adesso siamo a 1340. Iniziamo ad avvicinarci alla cima. Proseguiamo per questo sentiero. Qua c'è un altro rudere. In realtà mi piacerebbe fare delle ripresine con il drone dopo se non c'è troppo vento. In ogni caso vi assicuro un bel panorama. Comunque mi serviva veramente una bella escursioncina dopo 4 mesi di inattività dalla montagna. Ma io e Matteo abbiamo deciso che la prossima volta che ci sarà un incontro di questo tipo, sì,
il luogo e l'ubicazione la decideremo noi. Tu sei completamente escluso, tu ti siederai in macchina e verrai con noi. Va bene. Sì, ma se io devo far scegliere a voi, voi scegliete i navigli con lo spritz. No. Abbiamo sempre una località di montagna, però. Certo. Arriviamo sì. con la macchina. Un bar di montagna, qualche per lo spritz. Si beve e si sale in macchina e si discende. Questo sarà. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Vero. Siete delle pussi. Ciao. Ciao. Prego, vai che bisogna arrivare lassù. Altro bivietto. Monte due mani, un'oretta e cinque, via per di là, si vola. Ah, sì, questo è il famoso bivio con l'acquitrino. Sì, no, saremmo arrivati in questo punto anche se fossimo partiti da maggio. Altro bivietto, non si va di qua, si vola su, anche perché adesso si sale e basta. Comunque no, c'è il bivacco è una struttura aperta sempre, tu la apri, c'è un tavolino e puoi mangiare, accamparti per la notte. Essendo che questo bivacco qua non è in mattoni ma è in lamiera. Fresco. Sarà sicuramente fresco, quindi preferisco l'ombra di un albero. Dopo una breve sosta ripartiamo a cazzo dritto, però c'è un'altra sosta. Abbiamo le visioni, siamo già nella zona della morte. Siete già nella zona della morte? No, avevamo visto quel manufatto lì. Quel manufatto? È una pietra, baffo. Baffo, tu devi smettere di stare nudo però perché mi ecciti. Ah sì? Tantissimo. Quando cammino? Sì. Sento. Il cuore che si no, ferma no, sento lentamente. Tipo uno scattino nel tendine dietro. Mi sta aggrippando il tendine d'Achille del piede sinistro. La croce uncinata di Nanto. Kenshiro. Un guerriero un po' strano. Il monte, siamo quasi arrivati là sopra. Monte Fuji. Mancano solo 150 metri di dislivello. Guardate che bello, ragazzi. Ultimo tratto un po' pendente, un po' impervio, ma si fa anche dopo 4 mesi di stop e un anno che non si va in palestra. Iapo sta bene, mi sa. Scusa, si alleggerisce il carico, non faremo. Ma le gambe sono morte circa mezz'ora. Avere 20 o 0 kg non fa più differenza ormai. Le morte. No, non ho anche il fiatone, perché non mi dà fastidio. Proprio le gambe non mi seguono. Faccio doppia fatica. Guarda che ce le attaccate al corpo. Meno male. Opla. Ma è lì, ma non guardare. Guardate che bello. Ma no, dai. Eravamo lì noi prima. È quasi 45. Vabbè, però lo fanno. Cioè, visto che abbiamo incontrato. Lo fanno i bambini, lo fanno. C'è qualsiasi età. Neanche chi. Sì. Però dai, obiettivamente io faccio un sentiero che lo fa anche il baffo, segno che è facile. Lo stambecco di Ariano, eccolo qua che vola veloce lo stambecco di Ariano. quasi arrivati, siamo a 1525, 100 metri di dislivello. Scusa, ma io sei avanti, sai? Ultimo tratto, ragazzi. Il baffo è vivo, era lì. Inizia a percepire la fatica. Simone qui non sarebbe tranquillo. Ultimo trattino lì in alto e poi si scollina e si arriva. Guardate però che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate che schifo. Teo ormai ha preso il volo. Io resto qui perché devo badare come un babysitter al baffo e Iappo. Iappo oggi che difficoltà. Effettivamente gli siete dati il cambio. Nel Sorapis tu eri morto, adesso invece sono abbastanza attivo, mentre Iappo sta cedendo del cedimento del ventricolo destro. Il problema è che con la morte di Iappo abbiamo perso anche Panini. Questo è un problema. Esatto. Vedi che ne vale la pena. E là, lago di Como. Scusa, Mi stanno deridono. Perché ti ha riconosciuto, baffo. Belle però, eh. Ed eccolo qua, il bivacco Locatelli. Siamo quasi arrivati. Vedere. Wow! Soggia. Vedi, la fatica era tanta, ma la soddisfazione è altrettanta.
per le capelle. Per cortesia, portare a valle i rifiuti, grazie. No, le piazzette sì, io mangio il paninozzo e poi la mia pizza. Qua si mangia, com'è il panino? Buono. Sì? Mi sono peggio. Ah, mangiare con questa vista è sempre, sempre bello. Guarda come fa mai bello. Non preoccuparti, perché dovete sapere che lui si è appena vaccinato. Oh. Mi ha dato dei superpoteri. Ti ha dato dei superpoteri, sì. Aveva costantemente i battiti a 100. E il baffo ha ipotizzato che in realtà è la montagna che lo sta tenendo in vita, perché se non stesse andare a zero. Il tuo cuore vuole andare irrefrenabilmente a zero. Guardate la faccia di un uomo completamente distrutto e finito. Sapete che in questo momento io odio te, odio lui, io odio lui. Perché odi loro due? L'unico artefice sono io. Ma è par condicio, ma. Mi sembra giusto. Ascolta baffo, spiegami un attimo il tuo abbigliamento tecnico. Non c'è tecnico, è l'esatto opposto della tecnica. Sì? Improvvisazione. Ma lo lasci lì a sole? Cosa? Dio, aspetta. Aspetta, adesso ci butto sopra dell'acqua. Sì, grazie, ci devo bere, ci sputi sopra. Non ci ho sputato, ci ho soffiato. Grazie, sei un super saiyan. Sì, ma va bene, sei perfetto. Hai preso paura. L'altra volta non ce la fai più. Oh ragazzi, mi sono rischiato. Volevo prima fare questa fotobomber. Ragazzo col borsello. Eh? Eh sì, eh. Quindi abbiamo detto che a ritorno facciamo quell'altro ripido. Ma che facciamo? Quell'altra discesa ripida. Aspetta, vuoi andare a casa in macchina? No. Vabbè, ma in montagna si trovano in grado. Sì. Cioè, sì, sì, in escursionismo sì. Testi. Sì, sì. Sì, sì, tranne in alpinismo estremo, lì è più facile perdere un amico che trovarlo. Perché muore. Sì, sì, esatto. Però vuoi... Tu che cazzo ridi, ma... Attenzione, brividi. Ma parli per esperienza? No, no, fortunatamente no. Però se fosse successo mi avresti ferito con questa domanda. Qui no. C'è in mezzo un incendio. Stai calmo. Grignetta, grigna, quello là con i denti a sega, sì, quello là con i denti a sega era resegone. E resegone infatti vuol dire tipo sega. Sega. Esatto. Sega, denti di sega. Quindi il monte sega è quello lì? È il tuo. Ok, è mio. Vado su per resegone quello là, sì. E dopo questa scoreggia di Matteo si riparte. Siamo riusciti incredibilmente a fare qualche ripresina con il drone, speriamo che siano venute bene, non l'ho tirato al massimo perché c'era un po' di vento e anche grazie che sia riuscito a fare delle riprese. Io mi domando come cavolo faccia il baffo a camminare, a fare tutti questi chilometri con un peso così elevato sopra le sue spalle. Io ho un problema adesso, Andrea. Ma tu, guarda, sono sì. Più breve, anzi, devo cagare. Ma tu, a parte che da quando siamo partiti che ti sto dicendo che devi trovare... Aspetta che faccio una ripresa perché mi sembra che la caduta è prossima. Grazie. Io la vedo molto precaria quella caviglia. Quale? La tua. Ma te l'ho detto prima, non ci vai a fare la maratona. Oggi ti infortuni. Vai Simone, qua ci passeresti. Non so se si sente il baffo, ma sta continuando a dire: mi sono immaginato che scivolo, sbatto la punta del coccige su un sasso. Secondo me sarà esattamente quello che succederà. Con molta calma. Qui la sicurezza non è mai troppa. Che faccia, ci filma come... spera di vederci morire. Io sono qua, guardingo come un gufo, come un condor che aspetta la tua caduta. Con molta pazienza la gallina, l'elefante si inculò la gallina. Sapevo la formichina. La costanza e fatica anche il culo diventa figa, ma... Vai baffo, credo in te. Mi sento un condor sulla spalla. Anche perché devo fermarmi a fare sesso con Carlini nella piazzola dell'autostrada. Quindi se non mutandolo glielo tiro dentro prima, insomma. Ma hai avvisato Carlini di questa cosa? Sì, ne è conscio. Guarda, vuoi che ti risponda? Vai. Oh, vai baffo, no, che ci sei quasi. No. Vai che ci sei quasi baffo. A scendere, ma cosa hai capito? Dai che caschi, stronzo. Ah, mi senti? Ah, scusa, credevo di averlo solo pensato. Guarda lo stambecco, il Mac, bravissimo. Cioè, il fatto è che se arriva qualcuno per...
perché quello è il sentiero, se arriva qualcuno dall'alto vede proprio la mia becca. Si sta filmando mentre urina. Si sta filmando, capisce? Sì, un bomber. Sì, ma vieni anche tu però. Hai salviettina te? Sì. Me la devi dare. La vieni a prendere? Sì, tranquillo. Vabbè, andate un po' avanti, io arrivo. Vai, vai, adesso ti seguo. No, dai! Non riesco a fare la cacca e ce l'ho! Allora, vado su, lavoro. Vai, andiamo. Vai, bravo! Dai, oh! Ti deve fare tutti, beh! Sì, ma cazzo, ma esci dal sentiero almeno, cosa caghi nel sentiero? Quello non è creanza. Vai dietro al cespuglio, no? Lì c'è un boschetto, ma, ma vai nel boschettino lì dietro. Ma faccio! Attento, che guardate, è un uomo completamente concluso. Sono qui, quindi dovete andarvene. Vai, vai, tanto non ti vedo. Ma non riesco, non no, è vero. Non ti vedo. Non è vero. No! Guardate una testa. Una testa che ogni tanto spunta. No! Dai lì! No, ti prego, Camacci. L'ho fatta. Comunque sta arrivando gente. Sì. Sì? E te lo stuzzica? Sì. Fatta tutta? Ma ti sei pulito con la mano? Oddio. Oh. Ti stai, ti stai passando la merda da una mano all'altra adesso. Sono urinato, ragazzi. Via. Ci vola. Siamo di nuovo all'acquitrino. Come al solito il ritorno non ve lo faccio vedere più di tanto perché alla fine è un po' come l'andata. Il buffo non è ancora caduto e la cosa mi dispiace abbastanza, devo dire la verità. Ma tieniti la maglia, suino, che poi prendi la malora. No, beh, a scendere ci abbiamo messo la metà del tempo. Ma sì, ma è sempre così. Di nuovo nel boschetto. Adesso siamo a 1340. Questo significa, ragionando al contrario, che adesso saliremo fino a 1440 circa, per poi riscendere ancora. Quindi alla fine di questo boschetto ci sarà una salita. Poi si riscende ancora e si arriva alla macchina. Quanti sono i battiti? 190, in perfetta fascia bruciagrassi. Mi sa che Iappo c'ha due battiti forse. Guardalo. Sembra un bradipo che va a morire. Non capisco come si è accesa quella macchinetta, l'avevo spenta. È accesa. Ok, ma è accesa? Quindi mi sta inquadrando il pacco. Interessante. Guardate lui. Ultimo tratto, adesso in discesa. Grazie dell'acqua, Piero. Aspetta un attimo, ti fa fermo, un attimo. No, sono fermo un buchino morto. Ma dai. Secondo me, il punto in cui si arrivava in cresta, passando da dietro, quindi dal versante nord del bivacco, era da qua. E fare tutto questo giro qui, questo profilo qui, e spuntare fuori da questa strada qua. Solo che noi poi abbiamo preso questo qui e siamo finiti, abbiamo fatto tutto quel sentiero, aspettate perché adesso mette a fuoco la mano, tutto quel sentiero lì fino ad arrivare in cima. Quindi sappiate che se volete fare un sentiero alternativo magari andate via per di qua e fate tutto il percorso così e gli arrivate dietro, che secondo me è anche più bellino. E adesso si riscende. Olè, siamo ritornati nel punto, quello all'andata dove c'era la brutta curva U, ecco, si sta ammazzando nell'ultimo pezzo possibile. Si eravamo saliti di lì, adesso riscendiamo di qua. Alla compagnia delle Indie Orientali, alla legione straniera. Tu sei un pazzo a metterti così, io non riuscirei più a tirarmi su se mi mettessi così adesso. Guarda cosa non ce la farei mai più. Qua si può cantare, il peggio è passato ed è quando si sottovaluta il pericolo che il baffo cade. Un giorno chiodo, un giorno martello, una vita da chiodo. Hai capito questo? La fine. Okay. Siamo sopravvissuti, io confidavo in una caduta del baffo ma non mi ha dato soddisfazioni. Si fa ancora in tempo, si fa ancora in tempo, però mi sa che oggi me la devo mettere via. You just keep me hanging on. Allora ragazzi, prima di andare al baretto c'è le classiche domande di rito. Allora, direi di partire dalla new entry, ovvero, e lo faccio alla fine di ogni escursione, ogni volta che porto qualcuno. Quanto ti è piaciuto questo sentiero da 1 a 10? Da 1 a 10... direi 8. 8 addirittura? 8, sì. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? 10? Sì. Allora, fatica...
Diciamo 7,5. 7,5. Per quanti soldi lo rifaresti ora? Che torni in quest'estate lassù e torni giù. Facciamo finta che il meteo sia favorevole. Diciamo un milioncino. No, dai, esagerare. 1 milione di euro per andare fin lassù. Sì. Quindi tu mi vuoi dire che se io ti stacco un assegno da 100.000 euro e te lo do in mano, tu dici no, no, non ci vado. Tu non fai l'assegno, segni 100.000 euro. Ma sei serio? Sono stufo, non ci vado, cioè. 100.000 euro? Riparto adesso, fammi 100.000 euro, fammi assegno. Aspetta. I soldi non fanno la felicità. Probabilmente perché ne hai già troppi, e questo è il problema. Probabilmente perché 100.000 euro non gli fanno la differenza. Ebbene sì. Hai ben capito. Suino, quindi stessa domanda, quanto ti è piaciuto? Scusa perché Le stesse di 2 anni fa, quanto ti è piaciuto questo sentiero da 1 a 10? Il sentiero 5,5. 5,5? Sì, non mi è piaciuto tantissimo. Non ti è piaciuto tantissimo? No, anche perché era poco segnalato, un po'... Poco così, segnalato, quindi... bastava andare dritti. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? Da 1 a 10, 12.479. Ma ascolta, ma nelle sue rapide non avevi faticato così tanto? No, sono in un momento un po' così... C'è una fase di down, ho capito, ok. Per quanti soldi lo faresti, quindi? Per 100.000 euro rifarlo? No, per quel... Se te ne... No, dai, non ipotizzo. Per quanti soldi lo rifaresti ora? 10. No, beh, 10 euro no, però... Andiamo a scalare, 100? 100 cosa? Euro. No, di più. 500? Molti di più. 1000 euro? Di più. 10.000 euro? Sì, probabile. Andiamo al ribasso, 8.000? No, mi fermo a 10. 10.000. 10.000 euro subito e riparto adesso. Anche con il dolore lancinante che ho le gambe. Quanto ti è piaciuto da 1 a 10 questo sentiero? 6,5, il mezzo per la cagata. C'è un po'. No, è bello. Cazzo, bene. Va là che almeno Matteo mi ha dato delle soddisfazioni, se no mi sentivo in colpa di avervi fatto fare sto sentiero. 6,5. Fatica? Fatica 7. 7? Sì. Per quanti soldi lo rifaresti? 500 euro? Sì, 60 euro. 500 euro? Allora, qui si vedono, c'è proprio la dicotomia di queste due persone. 100.000 euro no? 500 euro sì, quindi vi fa capire. E se piove? Se piove andiamo a 5.000, 10 volte tanto. 5.000? Mi devi dare il K-Way, altrimenti diventa. E senza K-Way? 50.000. No, perché le possibilità di sopravvivenza sono pari allo zero con queste scarpe. Se piove. È vero, è vero. Ragazzi, facciamo un salutone a tutti. Grazie di aver guardato questo video. Ciao. Ciao.